Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Girovaganzo. Oggi in questo nuovo video, come potete vedere, alle mie spalle c'è una bici molto particolare e si tratta della Riverside Gravel Full Carbon di Decathlon. Ho avuto infatti l'opportunità, una grandissima opportunità, quella di avere in prova e in prestito, diciamo così, questa bici per questa settimana e quindi ho pensato di realizzare questo video per raccontarvela perché nasconde davvero tante chicche molto interessanti. Ve la racconterò sia da un punto di vista tecnico, ma soprattutto anche da un punto di vista esperienziale, raccontandovi quelle che sono state e che sono tuttora le mie impressioni pedalandola. Pertanto, caschetto lo mettiamo in testa e ci mettiamo a pedalare. Intanto sigla. Diciamo che tra tutte le giornate di questa settimana che potevo scegliere, ho scelto veramente quella più brutta, più grigia e forse anche più a rischio pioggia. Ormai però abbiamo iniziato con questa, quindi andiamo, andiamo, andiamo! E via con la mitica Via Giardini, sempre trafficata e sempre super rischiosa, ma per uscire dalla città e dirigersi verso le nostre prime colline è l'unica alternativa. Va, se volete intanto possiamo fare un po' di off-road anche qui. Yuh! Qua ci hanno costruito invece questa meravigliosa ciclabile, quindi noi la usiamo anche al costo di andare un pochino più piano e di fare tutte le curve che gli fanno sempre fare. Esattamente là stiamo andando noi, verso il punto più grigio. E ovviamente non abbiamo la mantellina dietro perché, sai, vuoi mai. Dunque, prima di abbandonare l'asfalto per immetterci in questo primo single track molto facile, molto veloce, molto divertente, soprattutto in mezzo al bosco, voglio raccontarvi un po' il percorso del test di oggi. Quindi, commuta alla mano, abbiamo un bell'anello partito da Formigine, 57 km e 1200 metri di dislivello circa. Questo, diciamo, è quello che ho programmato. La realtà dei fatti è che quando faccio i giri per fare i video li accorcio sempre perché purtroppo filmando i tempi si dilungano sempre di più e soprattutto sono già le 2:30 di pomeriggio e se non mi muovo poi la luce si abbassa e questa telecamera soprattutto con bassa luminosità fa un po' schifo, per cui vediamo quello che riesco a fare. Il link del tour ovviamente lo trovate qui sotto in descrizione, in generale sul mio profilo Komoot, ma questo ve lo dico in realtà perché il giro di oggi l'ho fatto su richiesta di un mio amico che mi ha scritto su Instagram perché voleva un giro in queste zone e mi ha ringraziato per il bel giro con poco asfalto, molto pedalabile, solo qualche ripidone di cui però lo avevo avvertito. Quindi raga, se avete bisogno di un percorso, non fatevi scrupoli, scrivetemi su Instagram, io sono sempre lieto di aiutarvi sia a Modena che non, perché in realtà mi capita di girare spesso abbastanza ovunque e in generale anche nelle aree in cui conosco sono, insomma, mi diverte molto tracciare percorsi. Ovviamente se il percorso non l'ho fatto ve lo dico e lì in quel caso dovete mettervi nelle condizioni, diciamo così, di dover per forza fare qualche pezzettino un po' impegnativo, perché a me il gravel piace così. Proprio quella è una bella salita interessante. Di solito si fa in discesa, ma nulla vieta di farla anche al contrario. Però non è questo il giorno. Noi adesso andiamo dritto e ci facciamo una salita un po' più light, ma molto molto bellina. Parco delle Alpi di Mirano, famoso per i canetti che ruttano cose, però è carino. Un sacco di sentierini come questo, percorribili solo a piedi, alcuni come quello che sto per fare, però non c'è nessuno, si va piano, si sta attenti, non si rompe le scatole a nessuno. Qui c'è una bella fontanella per quelli che si dimenticano di riempire la borraccia come è stato scritto, e voilà, mo siamo davvero operativi. Inizia il pavé. Yeah. E siamo arrivati in cima alla prima
salita, in realtà siamo un po' a metà, ma qui, come potete vedere, possiamo già ammirare uno spettacolo di paesaggio. Ma bando alle ciance, siamo qui per parlare di lei, questo mostro. Dunque, cominciamo a parlare della composizione. Ovviamente, come già vi ho già detto, si tratta del modello full carbon, quindi abbiamo sia il telaio che la forcella in carbonio monoscocca. Peso del telaio 1058 grammi, se non ricordo male, per esattezza comunque ve le scrivo qui le cifre esatte, ma le trovate anche sul catalogo di Decathlon, link sempre qui sotto in descrizione. Mentre per quanto riguarda la forcella abbiamo un peso di 448-450 grammi. Peso complessivo della bici ovviamente varia leggermente a seconda della taglia, quella che abbiamo qui è una M, e il peso senza pedali siamo su 8,9 kg, non tantissimo, non pochissimo, nella norma, nella media rispetto a tutte le altre bici gravel in carbonio che montano questo gruppo. Parlando quindi di trasmissione, quello che troviamo montato è lo SRAM ETAP Rival Axis. Adesso non ricordo bene l'ordine delle parole corretto, però ve lo farete andare bene lo stesso. Quindi gruppo elettronico, 12 velocità, monocorona, abbiamo una corona da 38 denti, 12 velocità al pacco pignoni, 10,44. Come vedete qui inizia un bello strappetto, mamma mia raga, l'elettronico devo dire che provato sulla pelle, veramente una roba molto molto comoda. Tac, clic, e il deragliatore ha già cambiato, preciso, sul pignone giusto, non fa scherzi, non si lamenta, anche se stiamo leggermente calcando, premendo durante la fase di cambiata, ecco, fate un po' il clic, ho esagerato, però la catena va su e sta lì, molto molto comodo. E un'altra comodità che riguarda il cambio elettronico è la possibilità di fare video anche in salita. Infatti, avendo il comando che fa salire la marcia verso il pignone più morbido a sinistra, tac tac, possiamo agilmente ammorbidire la pedalata in caso di necessità, anche quando stiamo filmando. Tempo resisti! Ma quanto sono meravigliose queste colline! Tutto neanche a 5 km da casa! Pazzesco! Che spettacolo! La batteria del nostro cambio è qui dietro, questa qui, estraibile molto semplicemente tirando su questa levetta, si sblocca e voilà, vi rimane in mano. La durata ovviamente dipende da tantissime cose, da quante cambiate fate e da quanto sforzate. In generale dicono, almeno sul sito di Decathlon, garantiscono 30, dalle 30 alle 40 ore di uso continuato, quindi dai 500 ai 1000 km. Ovviamente, appunto, per come vi dicevo, il range è molto largo perché dipende soprattutto da come utilizzate voi il cambio. Si carica tutto sommato molto in fretta, è molto piccola come potete vedere, quindi ne possiamo prendere anche una di scorta da portarci dietro se proprio ci male. A questo proposito si consiglia sempre di fare almeno una ricarica completa al mese. Per riattaccarla, anche qui molto semplice, tac tac, e voilà, speriamo di non aver fatto casini, altrimenti siamo a piedi. Ora, cambio elettronico, cambio meccanico, sicuramente non voglio aprire questa gigantesca parentesi in questo video, perché oggi qui voglio parlare assolutamente di lei, di questa bestia, però il cambio elettronico sicuramente va provato per capire sulla propria pelle appunto i reali vantaggi che dà, perché anch'io, credetemi, sono sempre stato un po' molto scettico e ho sempre magari creduto che fosse una cosa che dava vantaggi solo magari a chi cercava la performance e tutte queste cose che a me non riguardano neanche lontanamente. Però davvero in questi giorni, in queste settimane in cui sto provando questa bici, mi sto davvero ricredendo. Ora, non dico che adesso mi schiero dalla parte dell'elettronico, anzi credo che non ci sia uno schieramento definitivo, perché ovviamente sia il cambio elettronico che il cambio meccanico hanno i propri vantaggi e svantaggi e di conseguenza hanno anche i propri campi di applicazione preferita, diciamo così, perché ad esempio a tema viaggio rimango indubbiamente
decisamente a favore del cambio meccanico, almeno per quelli che sono i viaggi che piace fare a me, che faccio io magari in posti meno sviluppati, dove appunto trovare una batteria di riserva per lo SRAM Rival o Rival, come si pronuncia, non lo so, non ho ancora capito, comunque sarebbe molto difficile se non impossibile, mentre un cavo, un bullone, un dado, una qualsiasi cosa meccanica di questo tipo per riparare un'eventuale rottura, un danno subito al deragliatore o a una componente della propria bici, appunto, è molto più semplice. Ma ora risaliamo in sella, wow, alla nostra Riverside Gravel Carbon GCR. È sbucato anche il sole e quindi ci rimettiamo a pedalare. Vabbè, che spettacolo! Si sale! Questo è l'unico fastidio, diciamo così, che sto riscontrando su questa bici, ovvero il cosiddetto overlapping, quindi quando si va a toccare con la punta del piede il copertone. Questo in realtà è anche dovuto al fatto che probabilmente la M non è la mia misura, io sarei forse un pochino più da L, sono a metà, ma dovessi comprarla preferirei prendere la L anche per accorciare la pipa e avere un attacco manubrio più corto e quindi di conseguenza anche uno sterzo un po' più reattivo. Detto questo, bella salitona che metterà alla prova i nostri rapporti, 38x44, vediamo se ce la facciamo. Partenza da fermo, cambia molto più rapidamente con l'elettronico, vediamo, questo mi mette a dura prova anche con il mio 36x46. Allora, cosa vuoi che sia, spunta verde. Comunque bici leggera, rapporti un pochino più duri, bici pesante, rapporti più leggeri, alla fine è la stessa cosa. Anche questo da fare al contrario è molto divertente. E adesso ci godiamo un po' la gente. Attenzione, questo è un pezzo nuovo che ho trovato su Comute, vediamo se si può fare. Qua si lava la stalla. Scusate, si può passare di qua? Ah, ok, grazie. Ciao mucone, ma quante siete? Su le mani! Mi raccomando, sempre chiedere se è possibile quando si passano zone di proprietà private o in dubbio come questo. Wow, eccola qui, è proprio... Anche se la traccia va giù, però questo mi piace di più. Mamma mia! E per finire di parlare della trasmissione del gruppo in generale, SRAM Rival ETAP Axis, pedivelle in alluminio da 170 per la taglia più piccola S, 172,5 per la M, 175 per LXL. Qui c'è lo spazio per il deragliatore anteriore se volessimo montare la 2x, mentre qui abbiamo due attacchi porta borraccia e altri tre. Qui ho utilizzato quelli più bassi perché così posso montare la mia frame bag più tranquillamente. Parlando invece di ruote, nella discesa super tecnica e scassata di prima sicuramente mi sarei goduto molto le 29 da 2,25 della mia Geo, ma anche queste si sono comportate molto bene. Cerchi Fulcrum Rapid Red 900 in alluminio, 28 raggi, sezione interna da 22 mm. Copertoni invece abbiamo degli Atkinson Touareg da 700x40. Ovviamente qua di spazio ce n'è e direi anche qua dietro, quindi tranquillamente un 42 lo possiamo montare. Tutto quanto è ovviamente tubeless ready e viene già fornito in configurazione tubeless, quindi senza camera d'aria, con le valvole apposite. Ovviamente il lattice non è all'interno perché altrimenti si seccherebbe, ma all'interno del cartone della bici troverete delle boccettine da 60 ml sufficienti per riempire sia il copertone anteriore che quello posteriore. Salita braidella, una delle mie preferite in zona perché è una delle più lunghe, tutte sterrate e continue, e poi è sempre un bel panorama. Guardate qua. Via con lo strappo più impegnativo, ma noi ormai non facciamo ancora niente. Scelta in piedi. Ok, momento deviazione, il percorso scendeva per quella strada sterrata, molto divertente,
Il problema è che poi dopo ci sono due o tre rampone molto molto impegnative. Sono già le 5, mi manca ancora parecchia roba da dire, da dirvi, da raccontarvi, e non vorrei finire questo video col buio. Quindi ora procediamo con un po' di strada veloce veloce e poi vi racconto il resto. Comunque mica una volta si ricalcolo le carni, ce la fa, testone questo. Che bel venticello che si sta alzando ora! E sta andando anche il sole, maledetta nuvola! E questo fantastico borghetto è Varana Sassi, infatti come vedete qua ci sono dei bei sassi enormi, giganteschi. Quindi partiamo di questa location bella suggestiva, finché si è calmato anche il vento, per dirvi di raccontare un po' gli ultimi dettagli di questa Riverside GCR Carbon Gravel. Dunque, per terminare con le ruote, ci sono loro, freni a disco, ovviamente raga idraulici, cosa ve lo sto a dire, ormai è un classico su tutte le bici, 160 mm sia all'anteriore che al posteriore, sempre SRAM Rival ovviamente anche qui. La sella che troviamo montata di base è già una ottima sella, secondo me, questa Physic Argo, con già la scanalatura centrale. La sto utilizzando da questa settimana e devo dire che mi sto trovando molto bene. Ovvio che non ho fatto percorsi lunghissimi, cioè 200 km, e una sella va provata per tanto tempo, però comunque, essendo una sella diversa dal solito, non ho mai avuto dolori, mi sto trovando davvero molto molto bene. Manubrio sempre in alluminio, 400 mm per la taglia più piccola S, 420 in questo caso taglia M e L, e 440 per la XL. Flare, quindi inclinazione della parte laterale di 16 gradi, il giusto compromesso. Anche l'attacco manubrio ovviamente varia a seconda della taglia che scegliamo della bicicletta. Abbiamo, se non sbaglio, un 80 mm per la S, 90 per la M, 100 per la L, 110 per la XL. Poi, che altro vi devo dire? Sul telaio troviamo 3 attacchi portaborraccia qui. Io sto utilizzando i due più bassi, con questo fantastico portaborraccia della Zefal, che ha anche 2 asole, che ci permette ulteriormente di regolare la posizione. Qui ne abbiamo altri 2. Pedivelle, dimenticavo di dirvi prima, qui ovviamente abbiamo la possibilità, o dall'altra parte non ricordo, comunque abbiamo la possibilità di integrare il sensore di cadenza. Bene, i dettagli tecnici direi che siano finiti. Li dovrei aver detto tutto, spero di non essermi dimenticato niente, al limite adesso ci penso e ve lo racconterò alla fine. Ora direi che sia giunto il momento di affrettarci per rientrare verso casa, perché qui sta cominciando ad annuvolarsi seriamente, visto che di fatto verso sera, senza troppo scherzare, è andato pioggia. Quindi adesso noi ci muoviamo e poi passiamo alla fase finale con le mie considerazioni e soprattutto anche il prezzo di questa bicicletta, molto molto interessante. Ultima salita della giornata terminata, siamo sulla via Giardini. Il tour originario continuerebbe sulla destra, ma noi adesso tagliamo a sinistra e torniamo verso casa. Quindi a questo punto direi che noi ci precipitiamo giù in picchiate 60 all'ora per questa bellissima discesa asfaltata, e con voi invece ci rivediamo tra pochissimo, tra pochi istanti, davanti al castello di Formigine e magari anche davanti una birretta, chissà. A tra poco. Bene raga, ci siamo. Castello Formigine non c'è ancora, perché in realtà mancano gli ultimi chilometri, ma la bella notizia è che intanto la birra c'è, questa è quella che conta. Detto questo, il sole sta tramontando alle nostre spalle e qui dietro c'è la nostra biciclettina, di cui adesso andiamo un attimo a raccontarvi quella che è stata la mia esperienza oggi, ma in realtà più in questi giorni, in queste settimane che la sto utilizzando. Hola, grazie. Sono arrivati anche gli stuzzichini nel frattempo, quindi buon appetito anche.
Dunque, in generale, le mie percezioni, diciamo, le mie sensazioni sono molto positive. È una bicicletta comunque molto leggera, dinamica, divertente soprattutto. E insomma, mi sono divertito davvero molto in questi giorni in cui l'ho usata. Ora, oggi il giro l'ho fatto più per registrare il video che per viverla veramente, però comunque in questi giorni ho avuto la possibilità di fare giri gravel anche piuttosto lunghi e anche impervi per certi punti di vista, e si è sempre comportata molto bene. Cambio elettronico, il discorso l'abbiamo già fatto, comunque sicuramente è una cosa che va provata sulla propria pelle per capire i vantaggi reali che può portare, perché comunque di vantaggi ce n'è parecchi, anche a differenza di quello che pensavo all'inizio, per quelli che, come il sottoscritto, appunto vivono la bicicletta soprattutto per divertirsi. Ovviamente già per il fatto che abbia il cambio elettronico fa aumentare il prezzo della bicicletta, prezzo di cui ne parliamo tra pochissimo, però comunque ha i suoi vantaggi sicuramente, è davvero molto molto comodo, quindi sarà un po' dura secondo me tornare al caro vecchio meccanico della Geo. Unica cosa è che, nonostante comunque io rientri come misura all'interno della M, mi trovo un po' in difficoltà nel momento in cui vado in presa bassa, ovvero mi sento proprio molto molto corto, e per questo motivo opterei per una L in fase di acquisto, accorciandoci eventualmente l'attacco manubrio. Parliamo invece infine di prezzi. Da catalogo questa viene 3.000 euro, 3.050, insomma poco più poco meno. Un sito che vi consiglio caldamente per confrontare i prezzi di praticamente tutte le bici esistenti è, se non lo conoscete già, 99 spokes. È davvero un sito molto molto ben fatto, sia graficamente che a livello funzionale, perché vi permette di confrontare tutti i tipi di bici. Infatti è un catalogo super enorme e aggiornato su anche gli ultimi modelli, e non solo potete cercare e comparare delle bici, ma potete anche cercarle ad esempio per componenti, per tipologia, per ruote, per trasmissione, e filtrarle, raggrupparle, confrontarle. Ovviamente potete poi vedere anche la differenza tra, in questa tabella ve le mette tutte vicine tra di loro, e potete confrontare il peso, le ruote, i tipi di freni, tutte le varie componentistiche, le trasmissioni, i rapporti, ma soprattutto anche le geometrie, e tante cose molto interessanti. E anche tra tutte queste cose abbiamo anche i prezzi. Io ad esempio ho confrontato tra di loro 5 biciclette insieme a questa qui, che hanno tutte lo stesso gruppo, perché ovviamente se andiamo a cambiare il gruppo, ovviamente i gruppi hanno anche costi diversi, quindi a parità di gruppo questa è quella più economica, quindi con il miglior rapporto qualità prezzo. Ho confrontato per trasparenza ad esempio la New Road della Cube, la Revolt della Giant, la Grizzle della Canyon e la Kanzo della Ridley. Quella che si avvicina di più è la Grizzle della Canyon a 3.299, mentre questa, come già vi dicevo, viene qualche euro in più di 3.000, quindi possiamo arrotondare a 3.000 euro, che secondo me è davvero un prezzo molto molto interessante per un prodotto di questo tipo, equipaggiato già in questo modo, e quindi secondo me molto, insomma, molto interessante e accattivante. A questo punto, prima che mi si raffreddi anche l'ultimo pezzo di tramezzino, direi che per questo video è tutto. Noi domani abbiamo l'ultima pedalata, purtroppo, con questa bella biciclettina che mi mancherà tanto. Noi ci vediamo molto presto per altri video, quindi mi raccomando, per non perderveli iscrivetevi al canale qui sotto e attivate la campanellina, e già che ci siete lasciate anche un bel pollice in su per supportare il canale e tutto quello che faccio, insomma. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se magari già la usate, la conoscete, cosa ne pensate, quindi fatemi sapere assolutamente, perché la vostra opinione è molto importante per me. E se avete bisogno di tracce, non esitate ovviamente a chiedermela. Detto questo, ragazzi, noi ci beviamo un sorso della nostra birretta e ci vediamo presto al prossimo video. Cheers!